mai sentito la frase sguardo da cocker? Si riferisce a un'espressione particolarmente languida, dolce e con una piccola punta di malinconia. L'espressione tipica del cocker spaniel inglese. Ma attenzione, il cocker è tutt'altro che malinconico. Infatti lo standard lo definisce allegro. Forte e compatto. È un piccolo atleta pieno di vita e di temperamento. Le lunghe orecchie sono una sua caratteristica e sono inserite sulla linea dell'occhio. Sono pendenti e lobulari. Un'altra caratteristica è data dal suo mantello. Il pelo è piatto e liscio. Gli arti e il tronco sono guarniti di frange. La tessitura è sericea. Se così non fosse, il pelo formerebbe facilmente dei nodi e tratterrebbe tutto ciò che trova sulla sua strada. I colori sono vari, nel monocolore il bianco è messo solo sul petto. I maschi sono alti approssimativamente 39-41 cm, le femmine 38-39. Il peso va pressappoco dai 12,5 kg ai 14,5. Il torace è ben sviluppato, il profilo superiore è leggermente risalente verso il garrese, senza spezzature. Il movimento è regolare, con grande spinta e buon allungo. È un galoppatore. Il mio cocker scodinzola sempre. Selezionato dagli inglesi, la sua specialità era cacciare le beccacce. Infatti, il suo nome deriva da woodcock, che in inglese significa appunto beccaccia. La storia moderna della razza coincide con la nascita, nel 1879, di Hobo, considerato il capostipite degli attuali cocker. I cuccioli di questa razza sono particolarmente affettuosi e distribuiscono baci a chiunque gli faccia una coccola. Ognuno di loro ti fa innamorare. I cuccioli non devono essere né troppo magri né troppo grassi e per educarli dobbiamo usare una mano ferma con un guanto di velluto. Gli piace stare in casa rilassato e tranquillo, ma fuori, all'aria aperta, è un vero sportivo. Infatti ama scatenarsi in una corsa dietro l'altra per sfogare l'energia pura di cui è dotato. Ha una passione innata per il nuoto. Se gli facciamo portare un oggetto o un portello sia in terra che in acqua, facciamo la sua felicità. In famiglia si integra benissimo, ama tanto i bambini e vorrebbe giocare sempre con loro. Le sue eccezionali capacità di cacciatore possono essere verificate nelle prove di lavoro. Sa muoversi bene su terreni difficili, anche coperti di vegetazione intricata. È un cane generalmente forte e sano. I suoi punti deboli possono essere l'atrofia progressiva della retina, alcune patologie a livello renale e la displasia dell'anca. Per la sua morfologia si consiglia di pulire regolarmente le orecchie. E ora la toilettatura. Il cocker può essere lavato anche ogni 15 giorni, naturalmente utilizzando uno shampoo adatto. Deve poi essere spazzolato, pettinato e strippato. Se il cocker è ben selezionato, dunque con la giusta tessitura del pelo, sarà anche facile da toilettare. Il mio cocker è la mia ombra. E per concludere, un pensiero di Jeffrey Mason riferito alla sua cockerina Taffy. Pur essendo ancora un ragazzo, sapevo già che nessun'altra creatura avrebbe potuto esprimere la sua gioia con la stessa intensità di un cane. La gioiosità del cocker è ormai quasi proverbiale. Sapete come lo definiscono gli inglesi? Merry Cocker!